segno di speranza. Come lampada sul mondo, risplenda la tua luce. Tutti siamo svegliati con questa notizia, no? Nelle coste calabresi, 200 fratelli meno fortunati di noi, che cercavano una felicità che purtroppo non hanno trovato. 200 immigrati, così chiamati, hanno trovato la morte. E credo che davanti a notizie di queste non si può restare freddi e assenti. Si combattono, io non voglio fare una cosa politica, non mi interessa, però si combattono quelli che li salvano, anche se poi c'hanno un tornaconto personale, e non si combattono quelli che li portano a morire. Quindi vi chiedo di fare qualche momento di silenzio. Bene, come dicevano i Queen, lo show deve continuare, quindi andiamo avanti. E come ho detto nei giorni passati, è bellissimo essere qua. E qua voglio un applauso. Come ho detto nelle altre sere, io ho questa missione, questa crociata per fare capire ai naresi che l'applauso per noi attori è la cosa più bella che ci può essere. Noi siamo qua gratuitamente, non abbiamo cachet, non abbiamo niente. L'unico nostro vero cachet è l'applauso. E sappiatelo anche durante lo spettacolo, perché è giusto con l'applauso dare e riconoscere a sti ragazzi che si hanno ammazzato 6 mesi il giusto premio. Va bene? Io non capisco niente. Bene, siamo tornati a fare quello che amiamo fare, musical. Però prima di parlarvi di tutto, voglio ringraziare i padri Guanelliani che ci ospitano in questa meravigliosa struttura. Don Salvatore, vieni, c'è Don Salvatore che in questi giorni non c'è stato, c'è Don Salvatore, mentre prepariamo il gelato per Don Salvatore. Dovete sapere che fino a un mese fa non sappiamo né fare un musical, c'era il rischio che dovevamo annullarlo e rifarlo in estate. Bentornato. Gelato, beh? A posto. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie, Don Salvatore. Grazie a voi, perché stasera, queste sere, io sono arrivato ieri sera all'ultima ora, quando già oramai lo spettacolo stava per terminare. Ecco, questo luogo che per molti naresi è un luogo importante. Qui abbiamo fatto di tutto negli anni, matrimoni, battesimi e tante tante altre cose. Se qualcuno ha ricevuto in questi giorni il calendario di PCD di un po' di ritardo a problemi del motivo della stampa, abbiamo fatto una storia e ho avuto modo di prendere in mano le foto, un cartone enorme di fotografie che ci dice una storia di come questo ambiente, questa casa, ecco, è sempre stata una casa disponibile, accogliente e anche foriera di tante attività in tanti sensi, tra cui attività di spettacolo e di socializzazione. Quindi sono contento, insieme con fratelli abbiamo accolto di veramente con animo grato e anche disponibilità a dare ai contemplativi questo spazio per poterlo rendere una sala teatrale nel quale rappresentare il musical che mi hanno detto è bellissimo. Stasera grazie. Sarò presente a sbarazzi perché ho qualche piccolo impegno ancora. Hai due spettacoli, te la cucina tu. Metà e metà. Buona serata a tutti. Grazie, in bocca al lupo. Lunga vita al lupo. Vi dicevo che ci hanno accolto come veramente una casa, non come normale si fa su Parrini, no, ci hanno accolti veramente bene. E di questo veramente siamo grati. Questi sono questi 3 giorni che abbiamo vissuto qua, sono stati i giorni della festa, saranno ancora per stasera e domani i giorni della festa, e
tutte le polemiche che ci sono state, ci sono e ci continueranno ad essere nei prossimi giorni, sono rimaste fuori da quella porta. Non ci è interessato fare polemica sotto nessun tipo di aspetto, quindi questo ci tenevo a dirlo. Saluto tutti voi, saluto gli amici che sono venuti da fuori. Stasera il 50% viene dai paesi vicini alla nostra nave, questo è bellissimo. Sono stati anni duri, anni tristi, anni pesanti, anni che ci hanno costretto anche a mettere in dubbio l'esistenza dei contemplativi. 2 anni fa rischiavamo anche noi di andare nel dimenticatoio, però con la perseveranza, l'amore per quello che facciamo, la passione soprattutto che ci ha portati a metterci da folli. Io ricordo nel 2021, quando tutti avevano paura anche di uscire da casa, noi eravamo a Sant'Agostino a provare Forza Venite Gente o le commedie, quindi siamo stati anche un po' pazzi, però questa pazzia poi ci è stata ripagata. A molti piace Plaid, a molti piace Plaid da qualche anno, soprattutto noi eravamo 120-130, ora siamo la cinquantina, ma non perché solo ci sono quelli a cui piace il Plaid o Netflix o qualsiasi altra cosa di intrattenimento, ma anche perché i nostri ragazzi vanno via. I nostri ragazzi contemplativi che hanno fatto grande questo gruppo sono in giro per l'Italia, chi per lavoro, chi per studio, e questa è una cosa che ci fa molto male, però dobbiamo impegnarci, l'ho detto anche nei giorni passati, stiamo perdendo un'intera generazione. Se non facciamo squadra tra scuola, società, comune, parrocchie, mondo dell'associazionismo, se non facciamo squadra, la generazione che va dai 12 ai 25 anni, l'abbiamo persa. Provate a vedere in giro cosa fanno i ragazzi di questa età. Non fanno nulla. Sono o col cellulare, oppure a giocare con la PlayStation rinchiusi nella propria stanza. Questa non è una bella cosa. Quindi sproniamoci noi al mondo dell'associazionismo, al mondo della scuola, mettiamoci assieme, vediamo di fare qualcosa per andare avanti, per recuperare quello che stiamo perdendo per colpa della pandemia e non solo. Un grazie particolare a Gaetano Celauro della Carpe Diem e a Liliana Fontana per la loro disponibilità per le prenotazioni. Come vi ho detto, oggi è pienissimo e si vede. Stasera c'è ancora un po' di posto, faremo ingresso a tutti, però prima entreranno chi ha già prenotato e poi dalle 20:55 faremo entrare gli altri. E ci tengo a ricordare in questo momento 2 persone che hanno fatto grande i contemplativi e però purtroppo non sono più con noi. Uno è Nino Malluzzo, perché Nino era il nostro fonico, il nostro uomo del mixer. Nino purtroppo è andato via troppo presto, 2 anni fa, ma anche Pippo Morello. Pippo Morello, l'ho detto ieri, l'ho detto l'altro ieri, lo ripetisco ancora una volta. Se c'è stato un amministratore che è stato più contemplativo dei contemplativi stesso, è stato Pippo. E di questo vi chiedo di fare un applauso a Pippo e a Nino. Sto cercando di andare veloce per dare spazio subito al musical. Prossimi nostri appuntamenti, avete trovato sulla vostra sedie le sacre, questo volantino, sono i nostri prossimi appuntamenti, sono le sacre rappresentazioni dal 2 al 7 di aprile. E poi il 16 aprile questo grandissimo evento che è il Passion Day, il raduno regionale di tutte le compagnie che fanno, le più grosse compagnie, quest'anno saremo in 15, che fanno le sacre rappresentazioni. Ci ritroveremo a Casa Contemplativa, a Dio piacendo, per, e non solo a Dio, per vivere questo bellissimo evento. Bene, parliamo di Sister Act. È un musical che non è... Fino all'altro ieri non era nelle corde dei contemplativi. Un musical è una commedia musicale, noi eravamo abituati a quelle opere che erano dall'inizio alla fine tutte cantate, ogni tanto qualche cosa recitata, ma questo è una commedia musicale dove alla musica si aggiunge il teatro. E di questo vi chiedo anche una mano d'aiuto.
40 persone, stasera saranno su questo palco, capite bene che è strettissimo, quindi abbiamo dovuto dividere la sala in due, significa il corridoio fa palco, il palco è palco. Quando vedrete accesa questa luce, non dovete più guardare qua, spegnete il palco, dovete guardare al centro. Bravi, 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 ecco. Quando si accende il palco, dovete guardare il palco. Oh. Questo corridoio, abbassate un po' la luce, accendete anche la luce della sala per favore. Questo corridoio è un corridoio di passaggio, vedrete passare monaci, parrini, papi, mafiosi, poliziotti, quindi ci sarà un grande via vai, non guardateli, non guardate, fate finta che non ci sono. E poi non guardate quando cambiano le scene qua sopra, perché sennò vi perdete il bello, va bene? E questo l'ho detto, questo l'ho detto. Mi manca l'ultima cosa. Apriti sesamo! No, dai! Là, guardate, là. Mettiti al centro, al centro. A cassetta, l'avete vista, no? Ancora ora, fino a pochi minuti fa, qualcuno mi dice, no, ma tu a fare pagare? No, noi non facciamo pagare perché è la nostra scelta, perché non mi interessa, perché a noi basta tanto quanto, cioè basta recuperare le spese, non mi interessa più di altro. Però sappiate che quella cassetta è lo strumento per dare a tutti l'opportunità di venire a vivere queste serate, a noi di potervi regalare queste serate, ai ragazzi, soprattutto alle 12-13 ragazzine che fanno le chirichette, di crescere in un ambiente sano com'è quello del teatro. Quindi uscendo siate coraggiosi, non siate tirchi, che il Signore ama chi dona con gioia. Buon divertimento con Sister Act. Fatto per te, l'ho chiamato il Cardis.
vado con il pezzo finale. Siete pronti? Non esce il fuoco. Fammi volare laddove vivi tu, amami perché io credo in te, credo in te. Sei straordinaria, Peggy. Grazie. Canti alla grande e balli alla grande. Grazie. Quindi, perché mi stai facendo cantare qui, nel retro del locale? Tesoro, nel retro del locale, perché tu sei una persona speciale. Oh, grazie, lo sapevo. Quindi canterò nel club? No. Come no? Perché? Non sei ancora pronta. Ma Curtis, io sono prontissima. Picciotte! Che ne pare di sta girls? Brava, stupendissima, brava! Anche a TJ piace. TJ è mio nipote e il talento ha saltato la generazione. Senti, baby, qui non cazzeggiamo come quando ti ho trovato in quel McDonald's. Ma stanno sfondando tutti! E tu devi aspettare. Vabbè, mi sa che ci proverò in altri locali. In altri locali! In altri locali! Impazzita! In altri locali! Lo dirò io quando sfonderai. Io ti porterò al successo. Ma dici davvero? E me lo chiedi. Hai ragione, Curtis. Scusa. E grazie per il provino. Senti, baby, io domani non ci sarò. Ma è Natale domani! È un saccio che è Natale. Io ci tenevo, non vedevo l'ora di stare insieme. Un attimo. Ti ho portato un regalino. Grazie. Per farti capire quanto conti e quanto sei importante per me. Grazie. Peggiotte, Amonin, capiamo che fare. Ok, boss. Ragazzi. Un regalo. Io tutto c'è, è una pelliccia di volpe bianca, me lo sento, come quella che aveva su Donna Summer qui a Filadelfia, semplice, tutta in bianco. Ma che è un buffo? Ma i buffi non hanno la pelliccia? Che non li hai mai visti nudi, baby? Non ridete di Curtis, è il pensiero che conta, vuol dire che metterò tutta in blu, piena di paillette. Che c'è scritto? Cinzia! Cinzia! Cinzia la boutique di moda? No! Cinzia! La moglie di Curtis! La pelliccia di sua moglie mi ha regalato! Buon Natale a me! A girare a vuoto ce la faccio benissimo da sola! Ne ho fin qui! Non mi serve Curtis! Mi hanno sempre trattata così! Sin da quando ero a scuola! Guarda che classe ne adorerai, guarda che stile ti impazzirai, guarda chi sono lo scoprirai. Una favola, baby, dentro di me sono già una star. Poi c'è il talento, sessualità, anche che c'è quello che mi sentirai.
Ehi, boss, dove andiamo? Ho un bel posticino per te, Curtis. Ma prima so che ti piacciono gli indovinelli. Un poco, boss, sì, mi piacciono, boss. Dimmi. Cucù! Cue! Sono Curtis. Ebbene, boss, che... Cos'hai fatto 4 ore a parlare con il sergente Curtis dalla polizia ieri? Fatti fatti tutto. Io non è vero, boss, non ci sono andato io, boss. C'è andato DJ, boss. Qualcuno ha cantato agli sbirri. No, boss, lui è stato. Io! Io non ti chiederei mai, boss! E poi lo sai che tu mi piaci! E leva da sta mano, che cosa? Boss, DJ allora, boss, vedi cosa muccia, boss, sì, lui. Non sai niente tu. No, chi fa la spia? Non è figlio di Maria. Non è figlio di Maria. Boss, Italia a Derino, boss, Italia a Derino, schifoso del Derino. Derino, troppo serio, sei. Sai qualche cosa? Io? E io potessi mai parlare male di tia? Tu sai che io ti rispetto. Boss, non lo fa allora, boss. Allora mi sa che io mi fiderò del mio istinto. Boss, non fare così. Oh! Stecchito! È morto! Ringraziarti di questa splendida pelliccia azzurra che mi hai regalato, insomma. Che carino, Harry, là che si sta facendo una pennichella, sicuramente ballerà fino a tardi. Delois! Addio, io non ho visto niente! Andate a prendere! Cosa facciamo, boss? Andate a prendere! No, non vuole venire, boss! Scannatela! Dai, Harry, dai, via, dai! Curtis Jackson, vero? Già! Ma scusa, ma io ti conosco. Io pure ti conosco. Al liceo. Tu eri pazzo di me. Mi ricordo benissimo. E quando mi vedevi iniziare a tremare e a sudare tutto. No, non ero io. Infatti ti chiamavano Eddie Umidino. No, non ero io, assolutamente. Senti, Delois. Allora, dobbiamo assolutamente arrestare Curtis, perché è un anno che ci lavoriamo, abbiamo un sacco di filmati su di lui. Però dobbiamo stare attenti, guarda, questo è l'ultimo che ha parlato. Oddio! Hai visto com'è finito? Dovete proteggermi! Adesso dobbiamo assolutamente nasconderti. Nascondermi? Come fate a nascondere una come me? Ho il posto giusto per te, fidati, però devi cambiare identità adesso. Figo! Ho sempre pensato di essere di nazionalità giamaicana. No, woman non cry. Non intendevo proprio questo. Ascoltami, adesso vieni con me. Ti porto io nel posto giusto, andiamo. La pistola non la prendi? No, le pistole mi mettono ansia. Andiamo, forza. È il mio giorno fortunato. C'è un criminale che vuole uccidermi e un poliziotto che ha l'ansia per le pistole. Perfetto. Eh sì, dai, proprio di questo volevo parlarle. La diocesi sembra che minacci di chiudere la chiesa. Sì, io ho sentito queste voci. E quindi ritengo che è un momento difficile per la nostra chiesa. Ci
sia, da quanto pare, un'importante richiesta d'acquisto. Ma chi vuoi che acquisti una chiesa? Ma sono due stilisti. Due uomini. Beh, quelli dell'altra parrocchia. Come dell'altra parrocchia? Sì, no, hai capito, quelli dell'altra parrocchia. Sono due stilisti che sono arrivati l'altro giorno e guardavano con grande ammirazione la cappella, dicendo: oh, gotico, gotico! E se ne sono andati con un abbraccio gioioso immenso. No, 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 nessuno acquisterà la nostra chiesa. Speriamo, speriamo, dai. Bene. E chi sarà a quest'ora? Orrenda madre, voi ritiratevi, che io vado a vedere chi disturba a quest'ora. Andiamo, sorelle, andiamo. No, no. Oh, sergente, si accomodi, prego, il piacere della sua venuta. Grazie, monsignore carissimo. In cosa posso essere utile? Sono qui per chiedervi un grossissimo favore. Sì, prego. Allora, dobbiamo nascondere una fuggitiva. Si tratta di una ballerina che ha visto uccidere un uomo. Ed è la testimone chiave per fare arrestare un pericolosissimo boss. No, 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 ma io non posso correre questi rischi. Lei capisce perfettamente. Monsignore, vi daremo una grossissima ricompensa economica. Ah, sì, si può fare. Sì, sì, sì. Perfetto, allora posso andare a chiamarla? Esattamente, la vado a prendere subito. Reverenda madre, come devo dirlo? Troverò una soluzione. Reverenda madre! Sì? Monsignore. Venga, venga, venga. Chi era? Madre, devo... Era il sergente e mi diceva che dunque devono nascondere una vagabonda. No, una vagabonda non se ne parla nemmeno. Una madre, faranno una donazione importante, eh? Va bene. Sì, sì. E quindi è giusto che vediamo come sistemarla, insomma, eh? Va bene? Dio! Ma che è sto schifo? Cambiare identità, nazionalità, ma qua... Che puzza di muffa! È incenso questo, non è puzza. Incenso? Ma va! Qui si stanno facendo un cannone! Questa è Dolores, questa è Dolores. No, 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 dobbiamo cercare un po' di trovare una soluzione, no? Bene, bene. Salve, madre. Piacere. Bene, bene, io vi lascio, eh. Ciao! Senti, madre, sai, a me piace il vostro lavoro. Vedi... Certo, la Monica di Monza aveva l'amante, però ne ha fatto di carità e lebrosi a Calcutta, ma... No, era Teresa, non mi ricordo, vabbè, non è importante. In ogni caso, le mie regole sono semplici. Tre pasti al giorno e una bella camera, una suite, per rilassarmi, vedi, in questo vostro hotel molto carino. Quindi, va bene così per me. Visto che io sono obbligata... a tenerti nel mio convento, tu dovrai seguire le mie regole. Fuori regna il caos, non va più di moda la purezza, niente più virtù, solo scoggetta. Siete più felici, non direi. La vita lui, forse c'è chi pensa ancora a lui, francamente non ci giurerei, ma qui vicino a Dio, pace ed armonia, questa è casa sua, sei quasi in paradiso. Parerai. Hai da accendere? È pieno di candele di là. Qui non puoi. Ah, c'è un reparto fumatori. Sì, all'inferno e ti stanno aspettando. Fuori c'è follia, tutti danno solo il brutto esempio. Dove guardi guardi è un grande scempio. Non c'è più vergogna né pietà. Fuori
E fino a quando resterai qui, dovrai spogliarti da tutti i tuoi beni terreni. È chiaro? E basta con lo saggini, scorda quel che hai. Piangi finché vuoi, il sesso d'ora è poi, te lo scorderai. Scorda lì gli eccessi, bestemmie e falsi te. Cerca di scordarti tutto quello che ora sei. E quando uscirai dalla tua stanza dovrai indossare questo abito. No, 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 non se ne parla proprio, non me lo sogno. Ma forse potrei farlo accorciare un pelino. Lo indossiamo dal 14° secolo e nessuno ha mai pensato ad una versione minigonna. Non indosserò mai questa roba, piuttosto mi faccio suora. Preferisco crepare. Affare fatto. Qui vicino. Ma che tortura, mio Dio, Gesù! Vai, sembro un pinguino con questo su. Vai, che tovaglia, non reggo più. Ma che favola, baby. Presentare una nuova consorella, Suor Maria Claretta. Suor Maria Claretta prende il nome da Santa Claretta di Vienna. È la protettrice dei carcerati. Una carcerata. Ecco. E proviene da un convento molto, ma molto progressista. Molto. Ciao. Ciao. Come vi chiamate? Suor Lazzara. Suor Maria Patrizia. Piacere, piacere. Pace. E tu? Sei solo una ragazzina. Che ci fai qui? Io sono Suor Maria Roberta. Sono una novizia, ma non ho ancora ricevuto la chiamata. Senti, si vede che sei giovane. Io ho avuto a che fare con gli uomini. Mi chiama tu. Gli uomini non mi chiamano mai, mai. E poi abbi coraggio. Come fa la vostra storiella della trave, della pagliuzza? Meglio una pagliuzza nell'occhio oggi che una trave domani. Allora, io penso che questa sera la nostra nuova consorella Maria Claretta, siccome penserà e valuterà la sua grande, la sua grandissima vocazione, farà un po' di digiuno. No, per favore, digiuno, no. Digiunare fa molto, suora. Maria Claretta, e tu cosa preferisci della vita da suora? Beh, io... Dai, che c'è l'imbarazzo della scelta. Gioia di svegliarsi all'alba prima delle sei, passare giorni interi a meditare l'Agnus Dei, o leggere il Vangelo finché non ci vedi più,
Cosa preferisco della mia vita da suora? Le feste con i frati, guardare la TV, avrete una jacuzzi almeno per tirarmi su. Non c'è il bar, lo stereo, no. Sigarette, ascoltatele, ma almeno c'è un salotto dove mi rilasserò, la sauna, il sofà, il bagno in camera, la spa, una casa mi accontenterei. Wow, il tuo vecchio convento era troppo progressista. Allora gli dirò Gesù perché ce l'hai con me, essere una suora è proprio ok. Silenzio, devozione, l'olio dell'estrema unzione, la rinuncia, tutto ha senso se respiri un po' di incenso. Astinenza, privazione, è la pura perfezione. Oh Gesù, qui non mi passa mai. Ah? Cioè... grandioso più di lui. Sparatemi, senza sorella, e chi non è contento di star chiuso in un convento, diventare suore proprio, vivere da suore proprio, essere una suore proprio. Amen. E toglimi le mani di questa volta, Jackson, il tuo avvocato ha pagato la cauzione. Ma tornerai, ne sono sicuro. Non avevate niente contro di me. Era solo una prova indiziaria. E ti umidino. E ti umidino. Ridete, tanto non mi fa né caldo né freddo. Tu non sai del nostro testimone segreto. Ti farà vedere il sole a strisce. C'è una Davide Boss! Qualcuno ha parlato! E chi potrebbe essere stato? Quel mio curriculum potrebbe essere stato chiunque! Zio! Oh oh! Ma questa non è la pelliccia di tua moglie? A quale mia moglie? Io questa l'avevo data a Dolores! Ecco! Chi sta di Dolores? Svergognata! E che facciamo la boss? La spia è Dolores! Andatela a prendere! E se non viene? Fatela e basta! La battiamo! Sì! Amoline! Amoline! Mi vedo nervoso! Boss, non sei nervoso! Non sono nervoso! Non sei nervoso! Lui non mi ha preso Dolores! E lui, Dolores, ce l'andremo a prendere! Ok, boss! Dolores, io ti troverò! Io so i pensieri che fa, so le moglie che ha, non ha segreti lei per me. So già in che posti sarà, so già da chi finirà, so dove, quando, chi per. Io so le sue fantasie, capricci, vizi e manie, ogni suo passo chiuderò. Adesso è fuori di sé, ma non ha scampo con me, che tanto presto o tardi la stanerò. So come prenderla, come sorprenderla, io voglio spenderla, lasciarla senza fiato, voglio averla. La trascurerò, oh no, io voglio ucciderla, dovrò trafiggerla, e con tuoi bang, 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 boom, stenderla, voglio godermela, l'istante che la finirò, oh no, se tu trovo, baby, io non ti lascerò. E già in un mare di guai, cade ogni istante un
credo, so già che non resisterà. Le manca il whisky del G, sta per tornarsene qui, e quando lo farà qua mi troverà. Sai come prenderla, come comprenderla, e devi stringerla, lasciarla senza fiato, devi ucciderla, non deve dire quel che sa. Che sa, io voglio ucciderla e poi trafiggerla, vivrà per ore la mando al creatore, voglio ucciderla e giuro non la trascurerò. Oh no, se ti trovo vedi io non mi lascerò. Io voglio prenderla, prenderla, io voglio stringerla e pensatela. Conosco, baby, tu sei già sbagliata. Mi dispiace, ma tu giratela, io voglio stenderla e poi spezzatela. Se ne parla poi soffocatela. Se ti provo, baby, ci metterà molto meno a trovarmi. Non preoccuparti, io continuerò a proteggerti. Sono stata una cretina a fidarmi di te. Sei sempre solo Eddie Ubidino. casa nova.
come un campione, una celebrità, potrei dire al mio futuro, sono qui, mi lancerò, non ci rinuncerò, adesso apro le mie ali. Mi mettono una certa joie de vivre. Allora farei parte del coro. Bene, bene. Grandioso. Vedi, a volte basta parlarsi. Sì. Reverenda madre, reverenda madre, devo darle una notizia. Signore? Una notizia. Sì? Sembra che la diocesi ha raggiunto un accordo con quei due stilisti. E la chiesa verrà venduta. Come? Sono già pronti a venire a pagare il debito con la diocesi. Quindi non so cosa fare, insomma. Le mie sorelle! Le sue sorelle saranno divise. Le anziane andranno all'ospizio. E le giovani vediamo di sistemare in altre comunità. Ma è terribile le mie preghiere! Le sue preghiere. E Dio ha dato una risposta. È lei che non vuole sentirle. Diamo le nostre lodi al Signore. Scusate. È qui il coro? Certo, cara. Canta con noi. Soprano o contratto? Come vuoi. Allora mettiti davanti a Suor Maria Lazzara. Ciao. Un libretto pure a me, per favore. Silenzio. Allora. Grazie. Prego. Suor Maria Lazzara, partiamo dal Benedictella. Suor Maria Lazzara, yuhu, dal Benedictella. Più in là. Suor Maria Lazzara, dal Benedictella, no in là, in là. Mi fai venire la labirintina ogni volta. Va bene, ho capito. Niente là, scegliete una tonalità a caso. I was afraid, I was petrified, can't think I can be with you.
avrà mandato qui un'infiltrata per farmi fuori. È dall'86 che me l'ha giurato. Dal flop della mia messa hard rock a Woodstock. E ha mandato qui Gloria Gaynor per prendermi il posto. Sor Maria Valeriana, lei è bravissima. Tu sei bravissima, ma lei ci potrebbe dare una mano d'aiuto. Senti, sorella, io non voglio prenderti il posto. Voglio darti una mano. Hai paura di lavorare duro? Sono una suora. La mia vita è stata come un capolinea, con 20 fermate in più. Ha fatto una battuta. Andiamo meglio. Ah, sì? Bene. Buon divertimento. Sarà difficile, però ci proviamo. Sorelle, quando cantate, non sono solo note. Dovete liberare le vostre emozioni e cantare al Signore!
Un saluto a tutti voi, 13 fedeli presenti in chiesa. Voi sapete che per colpa di Giuda, che stare seduti in 13 a tavola porta sfortuna. Ma noi non siamo questi. No. Diamo un saluto a tutti voi 13. E adesso la liturgia prevede il coro Regina degli Angeli, che da oggi sarà diretto da Suor Maria Claretta. Che di peggio non può fare. Mi ha chiamato? Sì, voglio te.
minuti di pausa. I colpi bassi. Io non ce la faccio più, ho bisogno che tu mi dia un segnale. Perché così mi illumini e mi dai la pace? Madre! Oddio! Ma tu sei dovunque! Senti, io lo so che tu non ti fidi di me, ma vedi, potremmo mettere su una hit che neanche Broadway, Hollywood, Las Vegas, niente, qualcosa di spettacolare. E che cosa introdurrai poi? I popcorn? Mi stai rovinando la chiesa! Prenda madre. Vi rendete conto che la gente è impazzita? Gli piace questa musica, gli piace tutto quello che stiamo facendo. Addirittura, devi sapere, che stanno riempiendo le casse di soldi. Quei due stilisti, quelli dell'altra parrocchia, hanno portato l'assegno e mi hanno dato in donazione dicendomi continui lei le funzioni con questi soldi. E qui c'è l'assegno, guardi. Padre. No, un attimo. Reverenda madre, ma fino a quando Sor Maria Claretta rimarrà nel nostro convento? Ci siamo messi d'accordo già con il sergente Southern e lei andrà via in un'altra parrocchia, in un'altra diocesi. No, non se ne parla nemmeno. Lei a me mi fa impazzire, la sua musica è meravigliosa. Lei rimane qui, è un dono del cielo, tu sei divina. Vedi? Sì, ti sento ridere sotto i baffi. Io sono divina. Sono un dono del cielo. Ascolta la parola del Signore. Gente, le sorelle hanno preparato per voi stasera un pezzo very cool. E adesso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, insomma, lo sapete di chi? Dateci l'anima, sorelle! Dominus, la febbre sale su ogni domenica mattina. Già lo sai che ti convertirai se accetterai la realina. Diaconi, preti e frati, solenti e sono già schizzati. Lasciati, buttati, parlare in cuore degli apostoli. Passatevi una Bibbia! Ma non parli di per! Vai con sei, ci porta solo guai! Io tu che vuoi far con noi, ma con la cura ci ucciderai! Sorelle, non vi sento sulle mani, dai! Fate sentire! Fate sentire quando è profondo il vostro amore! Oggi prigiorno! Matteo, Marco, Luca e Giovanni, il tipito si va a giocare.
quello dei pani e dei pesci. Che è successo? Ho parlato col diacono. Sì? Ho parlato con l'arcivescovo, insomma, ho parlato con padre Ralph. Mio figo! E zitta! Insomma, che non ti sei portata? Canteremo per la voce di Dio in terra. Ma non sei? No, sua santità, il Papa! Mentre lei saliva sul tuo taxi. A cuo? A cuo? Una tizia con una cofana di capello da cossè, un paio di scarpe chicci e una pelliccia blu. Dove l'hai portata? A chi? Deve cantare, ma deve cantare la canzone giusta, perché sennò ti ammazzo. Hai capito? Dove l'hai portata? Un commento di sorella l'ha portata. Vergognata! Un commento di sorella. E cosa facciamo, boss? Ora cosa facciamo? Lo sapete dov'è la chiesa Santa Maria degli Angeli? Lo sapete dov'è? Sì, lo sappiamo dov'è, lo sappiamo. Allora andate a prendere. Veloce. Andate lì, andate a prendere. E che facciamo poi? Cazzo, che facciamo? La crappavo mica piedi e la portavo a casa. E la ammazzamo? Sì. La volete, la volete, via! Lasciatemi la mia carimenta in pace. Io so come avvicinare una donna, anche una suora. Guarda e impara. Ehi, come butta sorella? Sì, sto parlando con te. Il mio nome è Joy, Capricorno, prima decade come Gesù. Adoro i tramonti e le romantiche passeggiate di al mare. E amo il prossimo come me stesso. E il prossimo, la prossima potresti essere tu. Quindi chiudi gli occhi e... Pensa ad una notte di follia, noi due tra l'incenso, che magia. La più rossa mia di tu, signore.
Dio del cielo, so che tu operi per vie misteriose, ma questa batte tutti i record. Tutte le mie certezze stanno crollando, ma io ho bisogno che tu mi faccia capire. Sì, tutte le mie sofferenze non sono nulla in confronto a coloro che sono venuti prima di noi. Giovanna d'Arco fu bruciata viva, San Pietro un crocifisso a testa in giù, San Ignazio mangiato, Lorenzo bruciato, Lucia non ci vide mai più, Santo Stefano poi, sfortunato anche lui, lapidato da un gruppo di ebrei, ognuno i suoi guai, ma a me cosa dai? Lei, non solo lei, ho la musica dance nel convento e dovunque lustrini e paillettes, suore fuori di sé con i bel e la me che si atteggiano come soubrette, che ricchetti vestiti con abiti shock, messe da rete con musica rock, so che mi metti alla prova, ma come farò? Con lei non ho la chance, che santi pregherò, ho i fumogeni intorno all'altare, palla specchiata lassù, tutti vengono qua come fossero al bar e si vestono come Zulù, o sballati, drogati, fanatici e fan, ladri, barboni, persino quei trans, Dio come puoi condannarmi se mi arrenderò, con lei non ho una chance, che santi pregherò. La verità, volevo un mondo più pacifico, con più sincerità, un'oasi di armonia, seguendo la sua scia, ma no, qui c'è un prete che faccio una volta, non funziona qualcosa, Dio sé. Ogni giorno di più e non c'è più rispetto per te, non mi resta che piangere, come farò, in quale fede in che Dio crederò, ora nemmeno so più se davvero ci sei, ma dimmi, non ci sei? Segui i passi miei, padre dimmi sì, ti giuro ne ho fin qui. Io so che se tu vorrai, tu la cancellerai. Capisco, non si può. Mi hai detto un secco? No. Che santi pregherò. Non lo so, santi pregherò. Pronto? Sergente Southern, è lei? No, non stavo dormendo, mi dica. Chi? Aspetti che non ho capito. Lei viene a prendere Dolores adesso. Oh, che peccato, guardi.
Sì, sì, la vado a buttare giù subito dal letto. Ok, ci vediamo tra un po'. Oddio, io ci credevo, avevo fiducia in te. E poi... Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ancora preghiere. Tachicardia. E a me manca il respiro. Io non riesco più a dormire. Io ho l'ansia, te lo dico, papale papale, ho l'ansia. Ascoltate, capita a tutti i cantanti di avere qualche crisi di panico prima dei concerti, ma poi passa. E ci sarà pure padre Ralph. Calma, deve stare calmo. Allora sorelle, secondo me per calmarci è necessaria una bella benedizione. Che ne dite? Grande idea! Ciao! Dolores! Devo mettermi! Inizi tu? Io. Benedizioni. Che ne ha fatte mai? Benedizioni, benedizioni. Oh Gesù, ti preghiamo, benedici il nostro show, melodia, le parole, i passi che farò, splenda in noi ogni nota, dacci intesa ed energia, che si compia, se puoi, su quel palco la magia. Oh Maria, benedici, cori assoli ed armonie, la magia delle voci, tutte le coreografie, dall'attacco agli applausi, benedici. E se puoi con lo show pure noi. Fatto, finito. Per stasera è tutto. Mettetevi la sottana, andate a dormire. Non c'è nient'altro da benedire. No, non abbiamo finito. Cosa c'è ancora? Le paillettes, i costumi, falli splendere di più. Fa che sia favoloso, che la chiesa venga giù. Che sia rock, facci urlare e ballare in sincronia. Lasci un break se lo stress ci trascina via. Pensa un po' anche al mixer, l'attrezzista e il DJ. Che lo show sia perfetto, che sia tutto più che ok. E se poi scalda il ritmo, l'allegria dilagherà. La poesia dentro noi spingerà. Tra mai angeli. Glielo ascoltate sorelle, io
Non mi chiamo Suor Maria Claretta. Clementino! Io mi chiamo Dolores. È stata una questione di vita o di morte. Ho dovuto nascondermi qui insieme a voi per forza. Io, vedete, sono una soubrette, non sono una suora. In realtà non sono neanche cattolica, però... Non sei una suora? No. Almeno una donna lo sei. Una donna sì. Vedete, sorelle, io ho assistito a un omicidio. Io stavo con un mafioso qui. Calma, calma. Coraggioso. Vabbè, mi sa che sarò addio. Dolores. Maria Roberta. Ma come? Domani è il giorno più importante della nostra vita e ci abbandoni proprio ora. Maria Roberta, come ho detto prima, è una questione di vita o di morte, vedi? Io devo andare. Allora vengo con te. No, non se ne parla proprio. Tu non sei fatta per questa vita, quindi... Lo so, ma forse non è neanche questa la mia vita. Le altre sorelle hanno ricevuto tutte quante la chiamata. Io forse non sono fatta per questa vita qui, o forse sì, non lo so. Senti, io non sono un prete, non sono una suora, non ti posso aiutare, quindi... Guarda, se hai voglia di un po' di trasgressione, prendi questi, sono un po' da trovo. Da trovo? Da trotto, sono stivali da trozzo. Ci puoi andare a cavallo, sono comodissimi. Guarda, invece, tieni questo. No, non me lo dare, guarda. Non sono mai stata brava a contare con le palline, mi confondo. Non importa, tienilo ugualmente e vedrai che ti proteggerà come se fosse il tuo angelo custode. Ne avrà di la buona parte. Dolores, dobbiamo andare, presto, sbrigati. Ti porto a casa mia. Sono riuscita a far anticipare l'udienza a mercoledì. Perfetto. Andiamo. Maria Roberta, addio. Addio. Non ho osato mai rispondere no, non chiedo di più di quello che ho, fra dubbio e realtà non ho volontà, cancello l'istinto che in me. Non so cos'è il surf, una festa o un picnic. Non ho mai portato vestiti un po' chic. Il tempo va via, ne seguo la scia e soffoco dentro perché in ogni emozione nascosta, nei sogni che non sai, c'è un po' della vita che non... Potabile. Anche in lingua sta parlando. Ma voi volete stare muto o no? Silenzio! Pigliate sto piano. Forza! Andiamo a prendere la ragazzina. Sorprenderla, come sorprenderla, non posso stenderla. Sarà il suo show di addio.
Non ti lascerò. Vieni, De Loris. Eccoci qua. Non è il massimo, ma almeno sei al sicuro qui. Grazie, Eddie. Sei così carino a occuparti di me. Non preoccuparti, poi ogni bravo poliziotto lo farebbe. Ma senti, hai fame per caso? Sì che ho fame. Mangio oste non consacrate da settimane. Ti vado a prendere un cheeseburger. Grazie, lo adoro. Lo so, arrivo. Sono una vigliacca. Sto lasciando le mie sorelle nel giorno più importante per loro. Devo andare da loro. Ma così rischi di essere uccisa. Si muore una volta sola, baby. Sei grande, baby. Oh, però continua a proteggerti. Dai, andiamo. Silenzio, che ci siamo quasi. Se parlo al pappagallo ti ammazzo. Oh, la da finire, scemonete. Mi sparo. Silenzio. Non ti incazzare, tu, Angelo. Non faccio di altro che mangiare e parlare. A voi. È stato tutto gradimento la Pasqua con le sante. Ah? Ora facciate silenzio, che ci siamo quasi. Prima cane sgamo. Sì, amone. Amone. Io sono sempre io. Ora tutto è ritornato nella normalità. E il mio convento è tranquillo.
E prendiamo le mie ragazze. Facciamo le prove. Ragazze! Sorelle! Allora, che cosa sono queste facce? Dobbiamo provare perché Sua Santità sta per venire. Ora prenderemo i libretti e iniziamo a cantare. E naturalmente dove c'è la lettera D la cambiamo con la lettera C. At first I was afraid, I was afraid, just getting out of the living without you. Sorelle, pensavate di cantare per il Papa senza di me? No, sono qui. Lo vediamo che sei qui, però noi stavamo provando perché tra un po' arriva Sua Santità e scusami, è una questione di sicurezza. No, ormai lei resta con noi perché è una di noi. Sua Maria Roberta! Noi siamo tutte con lei. Ma che dici? Assolutamente no, madre, questo non glielo concedo. Ma Roberta! Non ho osato mai rispondere no, ho sempre obbedito e perché non lo so. Ascolto più lei di quel che vorrei, cancello la mia volontà. Ma adesso non più, io non cederò. Lei è mia sorella, al suo fianco sarò. Non resterò qui a dire altri sì, mi prendo la mia libertà. Gli hai sempre promesso che un giorno Dio chiamerà anche me. Quel giorno è già qui, Dio mi chiamò. Sarà una sorella se non lo vivrò. Lei resta con noi se non me ne va via con lei. Esci fuori! Dov'è? Sono qua! Dolores, mi crei sempre un sacco di problemi, ma come ti sei combinata? Sei ridicola vestita così! Pure un cretino capirebbe che non sei una sua! E chi dice che non lo è? Svergognata! No, uccidi me! No, le mie sorelle non c'entrano, è me che vuoi. Loro lasciale stare. Di le tue ultime preghiere. Fammi volare laddove vivi. Bene, siete qua. La vita è tua, accoglila. Diamo il benvenuto al Papa, applaudiamo, dai!
e viva il Papa! La Chiesa Regina degli Angeli dà il benvenuto al Sommo Pontefice della Chiesa Universale, Sua Santità Tito XVIII. Grazie, questo è fondamentale, per noi è questo fondamentale, vedere gli sentire gli applausi, vedervi all'impiedi per noi è meraviglioso, buona seduta.
e non applaudite più, non fanno finisce perché abbiamo i tempi stretti. Bene, allora, veramente andrò veloce. Grazie a tutti i cantanti, i ballerini, gli attori, le chirichette, grazie a tutti veramente, ma in modo particolare vi chiedo di fare un applauso al gruppo di Sfigati per eccellenza, ai Casa Monica di Sisterà, i mafiosi, hanno fatto un musical su come noi distinti, e questo è il sacrificio. Maria Grazia Guelalletti, Dolores Van Gertier. Dovete sapere che io amo il teatro per il nonno di questa ragazza, Ursulino Guelalletti, che mi ha fatto innamorare di questo meraviglioso mondo. E 35 anni fa, quando ho iniziato, e qualcuno Ursulino, e lui per me era un punto di riferimento, se allora mi avessero detto tu fra 35 anni sarai su questo palco con questa straordinaria compagnia e con Mani Puti, ha spigliato per fuori in Pinaido. Grazie, bravissimo Maria Grazia. Un grazie immenso, particolare e eterno è per Fabiola Piccione. Dovete sapere che io non ci credevo che saremmo riusciti a fare il musical. E se non era lei che da ottobre mi punge, mi stressa, mi stimola, oggi non saremmo qua. Grazie Fabio, grazie di cuore. Un grazie anche a chi ha dato una mano d'aiuto per la realizzazione del musical, alla nonna di Fabiola, la signora Antonietta Butera, che ha realizzato gli abiti delle monache, a Mario Di Saccuccio, che ha fatto questi così brutti cose, ad Angela Bella, che gli ha dato anche una mano d'aiuto, a Tonino Messina di Pica, che ci ha dato tanto materiale, ma grazie anche alle mie costumiste, Cavi Dusiri, che io ne ringrazio, Cavi Dusiri, nessuno, Linda, Antonella, ma anche a Maria Carmela che abbiamo messo di lato, ma picca ti manca, oramai ti finiamo la via. Grazie a Peppe Mirabile, Peppe Mirabile, straordinario e immenso. Grazie a Eugenio Scagno, a Pino Monterossa, a Tito Rinaldi, a Nino Cristi, ma anche a Vincenzo Portino che mi ha sudato Medemma, Piora, e a Paolo Fondrino che aiuta con Covid. Grazie alla Luttines, Alberto, Gioacchino, Giuseppe, Luca, Francesca, Ilenia, Antonio Migliore che hanno fatto il lavoro stasera straordinario. Grazie a tutti voi, grazie, perché ritrovarvi era difficile, ma è stato bellissimo, almeno per noi, non so per voi. Grazie a tutti, uscite veloci. La cassetta già mise, grazie e buonanotte, veloci che ammazzano lo spettacolo.